Salve, ringrazio gli organizzatori di Shaper per avermi dato l'opportunità di raccontare quelli che sono gli sviluppi delle scienze della Terra in questo evento. Parlare di terremoti all'Aquila per un geologo ha sempre una doppia valenza. C'è l'aspetto personale, insomma, la possibilità di raccontare la propria passione, i propri risultati, i risultati del proprio mondo. D'altro canto, significa anche confrontarsi con quello che è l'obiettivo principale della nostra attività di ricerca, quindi la salvaguardia della vita umana. In un posto dove la gente ha perso tanto tutto, questo è un punto che non dimentichiamo. In questa mia presentazione, parlerò di tutti i fenomeni, tutte le scienze che danno informazioni sempre maggiori su quello che è il terremoto. Ciò nonostante, il terremoto sarà il convitato di pietra di questa presentazione perché non lo affronteremo mai direttamente, ma parleremo di tutte le forze, le deformazioni, tutti i fenomeni circostanti che permettono di comprendere meglio come si genera un terremoto. Questo è fondamentale in un consesso pubblico per aumentare la consapevolezza di ciascuno di noi, quindi per vincolare meglio le scelte amministrative, ma anche per scegliere in maggiore consapevolezza nella vita quotidiana. Quando si parla di terremoto, come detto in precedenza, ovviamente il nostro pensiero corre all'Aquila. Ma il terremoto è qualcosa che accompagna l'intera comunità regionale abruzzese. In questa slide ho messo insieme la storia macrosismica di cinque differenti località dell'Abruzzo: Chieti, Sulmona, Avezzano, L'Aquila, Teramo. Mentre si capisce che i danni, gli effetti del terremoto in una località come L'Aquila abbiano una certa profondità storica, quindi indicando nel terremoto un evento che ha ripetutamente caratterizzato la comunità aquilana, cosa che d'altronde sappiamo, diciamo il fatto che anche comuni come località come Teramo, Chieti, abbiano una storia sismica non indifferente ci permette di comprendere come il terremoto abbia una dimensione, debba avere una dimensione regionale per l'intero Abruzzo. Da qui l'esigenza di parlare di tutti i processi, di tutti i fenomeni che accompagnano il terremoto. Diciamo che il terremoto, che come detto sarà il convitato di pietra di questa mia presentazione, può essere in prima approssimazione definito come un modulatore degli sforzi, delle forze che agiscono sul volume più superficiale della nostra Terra. Questo volume prende il nome di crosta terrestre. Questa crosta è in equilibrio precario, dinamico, e il terremoto serve per scaricare alcune pressioni sottoposte in determinati volumi prossimi a piani dove la crosta scorre reciprocamente, chiamati questi piani faglie. Ed appunto questi stress, questi sforzi sono rilasciati come scivolamento lungo il piano di faglia, quindi come terremoto. Ma il terremoto arriva in una storia lunga, geologica. Se partiamo per esempio dall'Appennino centrale, nonostante questo geologico sia abbastanza complesso, dobbiamo immaginare che il paesaggio bellissimo che abbiamo affacciandoci dalle nostre finestre, sia condizionato dalla tettonica di quest'area, quindi dalla decina, centinaia, migliaia di terremoti che si sono susseguiti in quest'area. Se dovessimo tornare indietro, quindi a 35 milioni di anni fa, piccolo inciso, la geologia è una di quelle discipline dove veramente bisogna fare salti spazio-temporali che sono ben distanti e differenti dalla nostra esperienza sensoriale. Andare indietro di 35 milioni di anni e viaggiare su centinaia di migliaia di chilometri è uno sforzo enorme, ma è quello che bisogna fare per comprendere quali siano oggi le forze che guidano l'evoluzione tettonica, quindi i terremoti dell'area dell'Appennino centrale.
Qui ho messo insieme una serie di cartoni, una serie di immagini che dimostra quale risulta essere stata l'evoluzione del Mediterraneo centrale, che è poi l'area entro cui si sviluppano gli Appennini centrali, negli ultimi 35 milioni di anni. È uno scenario dominato da un vecchio, freddo, denso oceano chiamato Tetide, che oggi è limitato nella sua parte marginale, nel settore orientale, del Mediterraneo. Questo grande corpo, questo oceano freddo e denso ha condizionato l'evoluzione dell'intero Mediterraneo centrale attraverso il processo della subduzione. La subduzione si configura, come si vede in questo cartone alla nostra sinistra, come lo scivolamento di questa placca fredda e densa, di età variabile intorno ai 250-400 milioni di anni, sotto Eurasia. Quindi, diciamo, quando si descrive una subduzione, un termine che dovremmo ricordare anche per lo scenario caratteristico degli Appennini risulta essere lo slab, quindi il moncone della placca che va in subduzione, che quindi sprofonda nel corpo sottostante che prende il nome di astenosfera. Dal punto di vista delle forze appare abbastanza lapalissiano, semplice comprendere come la differente densità della crosta oceanica rispetto a quella continentale più leggera vada a condizionare il galleggiamento negativo, lo sprofondamento nella stenosfera sottostante della crosta oceanica. Quando si parla di scenari evolutivi di 35 milioni di anni, di placche, ovviamente il termine di riferimento è la tettonica a placche. Tettonica a placche che risulta essere condizionata da tre famiglie di forze differenti. Ovviamente la topografia, quindi il fatto che le montagne o densità differenti vadano a esercitare anche pressioni differenti. C'è poi la trazione alla base della litosfera esercitata dai moti convettivi all'interno della stenosfera stessa. E ci sono infine gli scontri fra placche, quindi il trasferimento di forze laterali lungo delle superfici, quali possono essere le faglie o semplicemente superfici di contatto fra placche adiacenti, che definiscono appunto la terza famiglia delle forze tettoniche responsabili della tettonica a placche sia a livello mondiale che all'interno del Mediterraneo centrale. Una delle discipline che maggiormente aiuta a comprendere come si sia evoluto, diciamo, il Mediterraneo centrale per arrivare alla configurazione che oggi osserviamo è sicuramente la sismologia. Nella fattispecie tornano molto utili i lavori di tomografia sismica, qualcosa di estremamente simile alla TAC che facciamo nei laboratori. La tomografia sismica si basa sullo studio della variazione dei tempi di arrivo delle onde sismiche che permettono di vedere le variazioni in termini di composizione, di densità e di temperatura rispetto a quello che dovrebbe essere un profilo ideale. Qui vediamo quindi alla nostra destra una serie di immagini catturate di una serie di lastre catturate a differenti profondità, che permettono di comprendere come lo slab, come la subduzione, si sia evoluta nello spazio. E ovviamente questo permette di dire anche la velocità del fenomeno di subduzione, quindi retrodeformando, andando indietro, permette anche di comprendere a un determinato stadio, in una determinata era geologica, qual era la composizione delle placche che avevamo nel Mediterraneo. Nella prima slide, nei primi passi della mia presentazione, dicevo che il terremoto si configura comunque come un riequilibratore di forze all'interno della crosta terrestre, quindi dello strato più superficiale della nostra Terra. La sismologia
ci dà anche l'opportunità di calcolare gli spessori della crosta, che sono variabili lateralmente, diversi nel Mediterraneo centrale. Il fatto che Tetide sia andata in subduzione e questo oceano sia sprofondato lentamente nella stratosfera sottostante ha permesso a nuova crosta oceanica di generarsi. E infatti da questa immagine si vede come il bacino tirrenico, piuttosto che quello liguro-provenzale o quello di Valencia, abbia preso il posto della vecchia Tetide. Parliamo di crosta ancora oceanica, ma più giovane, quindi meno densa, quindi più calda. Ovviamente una caratteristica che emerge anche dagli spessori crostali è che le zone di convergenza, quindi le zone dove si scontrano placche continentali, sono caratterizzate da spessori crostali molto più ampi. Ed è quello che si può vedere sia nel regime alpino sia che in quello dinarico balcanico. Ovviamente quando si parla di deformazione di 35 milioni di anni rimane sempre il dubbio di comprendere oggi quali siano i processi deformativi in atto e se c'è l'opportunità di individuarli con altre tecniche che non siano quelle geologiche o quelle sismologiche. In questo ci viene incontro la geodesia, che permette di capire qual è la posizione di un determinato punto della superficie terrestre tramite il passaggio successivo dei satelliti. Questo passaggio successivo, ripetuto per giorni, mesi, anni, lustri, decenni, ci permette di comprendere come si deforma attualmente la crosta nel Mediterraneo centrale. E il quadro che si evince è quello che qui vediamo. Sulla nostra sinistra vediamo dei punti di misura, sulla nostra destra un modello abbastanza complesso che mette insieme diverse informazioni di tipo geochimico, sismologico e geodetico per determinare quello che è il comportamento più probabile in termini di velocità di ogni punto della crosta terrestre nel Mediterraneo. Queste due immagini hanno che indicano quindi come si muove oggi la crosta nel Mediterraneo, hanno come punto di riferimento quella che genericamente viene chiamata Eurasia, quindi quella grande placca che va dalla Germania fino alla Kamchatka, quindi una grandissima placca, rispetto alla quale si può notare come la grande, grandissima placca africana spinga verso nord-nord-ovest, la microplacca adriatica spinga verso nord-nord-est, la microplacca dell'Anatolia spinga essenzialmente verso ovest e la microplacca dell'Egeo spinga essenzialmente verso sud, guidata dalla subduzione più veloce attualmente presente, che è ancora una volta quella della Tetide, e che condiziona il movimento della placca dell'Egeo. Ovviamente questa immagine già ci dice quali sono le zone dove è più probabile che ci siano terremoti e che tipo di terremoto ci dobbiamo attendere nelle diverse zone del Mediterraneo. I terremoti spesso sono localizzati in prossimità dei margini di placca. In alcune circostanze il margine di placca è una faglia ben definita e individuabile sul territorio, come per esempio il piano della subduzione. In altri casi, come quello del nostro Appennino centrale, il presunto margine di placca risulta essere piuttosto distribuito su una serie di faglie, quindi non identificabile con una singola struttura, quanto piuttosto con una serie di piani che vanno a distribuire il fenomeno geologico sismotettonico in atto. Sono essenzialmente tre i tipi di terremoti che si osservano sulla superficie terrestre, che sono tutti presenti nel Mediterraneo centrale e Mediterraneo in senso lato, e che si distinguono fra di loro in termini di movimento reciproco dei due blocchi che entrano in contatto lungo il piano di faglia. Lungo la grande faglia della nord anatolica, quindi nel nord della Turchia,
Il movimento reciproco delle faglie, dunque il movimento reciproco dei blocchi in prossimità della faglia, è essenzialmente lungo un piano più o meno verticale, ma essenzialmente orizzontale. Un'immagine che descrive perfettamente quelli che sono i terremoti da strike, slip o trascorrenza è questa che vediamo qui in basso, un'immagine iconica che arriva dal terremoto del 1906, dal grande terremoto di San Francisco. Si vede una staccionata di sassata di diverse decine di centimetri, di alcuni metri. Inizialmente questa staccionata era ovviamente unica e la presenza del terremoto ha appunto portato a un disessamento, a un allontanamento delle due parti della staccionata. Un'altra caratteristica, un altro tipo di terremoto è quello da compressione, in inglese lo abbiamo scritto come shortening, si basa sul fatto che quando due placche si scontrano c'è bisogno di recuperare spazio. Quindi il processo più semplice quando c'è una faglia è che la parte che è a tetto della faglia stessa risalga sopra della parte che è a letto. Quindi si ha un thrust, un terremoto da thrust, un terremoto compressivo. Terremoti del genere sono stati registrati in Algeria, quindi nel settore settentrionale, lì dove la placca africana collide con quella eurasiatica, ma anche nel grande terremoto del Friuli, quello della metà degli anni 70, o lungo la catena dinarica, lì dove la micro placca adriatica va a scontrarsi con la grande placca eurasiatica. L'ultimo tipo di cinematica di terremoto, quello caratteristico dell'Appennino ma anche del nord dell'Egeo, è quello estensionale. In questo caso abbiamo che le placche sono in allontanamento fra di loro. Si può vedere da queste immagini come se prendessimo come riferimento Roma e Pescara, queste due città sono in allontanamento costante annuo di circa 3,5 mm l'anno. Ovviamente quindi bisogna riempire lo spazio ed ecco che siamo in terremoti estensionali in cui la placca che è a tetto sprofonda rispetto alla placca che è a letto, esatto opposto di quanto abbiamo visto in precedenza per i terremoti compressivi. Adesso entriamo sempre più nello specifico, nei tratti distintivi dell'Appennino centrale. Quindi lasciamo un po' alle spalle quello che è il quadro sismotettonico del Mediterraneo, avendo ben chiaro qual è, perché abbiamo definito i processi in atto e come essi siano stati registrati. Anche per l'Appennino centrale la sismologia ci dà degli indizi non banali. Ho preso qui un lavoro molto recente, che ha analizzato le variazioni al di sotto della crosta dell'Appennino centrale, che ha dimostrato come ci sia la presenza di materiale caldo, di mantello di origine profonda, che si va a localizzare esattamente sotto l'Appennino centrale, ma non sotto l'Appennino settentrionale o meridionale. I colleghi ricercatori propongono che probabilmente lo slab, quindi il moncone di cui parlavamo prima della subduzione, potrebbe essersi spezzato, potrebbe non essere più presente sotto l'Appennino centrale, e questo ha portato a un fenomeno di risalita di materiale caldo profondo che ha esercitato una forza di galleggiamento positiva, quindi che ha portato la topografia dell'Appennino centrale ad essere superiore. Abbiamo i picchi più alti, abbiamo la Maiella, abbiamo il Gran Sasso, nell'Appennino centrale quote non raggiunte dalle cime più alte dell'Appennino settentrionale o dell'Appennino meridionale. Quindi in questo vediamo, nel delineare il tratto topografico, risulta essere fondamentale quello che sono gli studi provenienti dalla sismologia. Anche indizi geochimici, quindi misurazione del flusso di calore o della composizione dell'anidride carbonica registrata in superficie, ci permette di dire che effettivamente il quadro sismotettonico attuale dell'Appennino centrale risulta essere
governato da una risalita di materiale caldo di origine astenosferica, mantelica, quindi che lascia delle tracce ben precise e che risulta essere anche in accordo con lo scenario che abbiamo descritto prima, di una fase oramai terminale o comunque non più presente della subduzione, lì dove lo slavo risulta essersi staccato dalla placca adriatica, almeno nel settore dell'Appennino centrale. Adesso passiamo alla geologia. Come abbiamo visto in precedenza, i geologi forniscono, dall'alto delle loro competenze, delle informazioni uniche sul territorio. Questa che vediamo in questa immagine risulta essere una tipica mappa geologica che ha due caratteristiche fondamentali, utili quando si parla di terremoti, quando si parla di paesaggio, e sono da un lato l'età e dall'altro lato il tipo di composizione delle rocce ritrovate sul terreno dai geologi. Il riconoscimento dell'età, uno si potrebbe chiedere, ma come fanno i geologi a capire una determinata roccia, una determinata zona caratterizzata da un'omogeneità degli strati, che quello strato sia di un determinato periodo piuttosto che di un altro? In questo ci viene incontro l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione, che ci permette di dire che certe specie sono vissute in un determinato periodo geologico, si sono estinte, quindi la loro presenza all'interno di determinati strati caratterizza l'età stessa di quello strato, perché sono morte e queste determinate specie si sono accumulate sul fondo oceanico, sono state intrappolate dagli altri sedimenti e oggi appaiono a noi e ci permettono di dire qual era il momento in cui una determinata specie, un determinato corpo è morto. Quindi questo ci permette di individuare l'età delle rocce che ritroviamo sul terreno. Al tempo stesso, dal punto di vista composizionale, possiamo individuare diversi tipi di roccia che sono l'effetto della sedimentazione in diversi ambienti, quali per esempio quello marino-costiero, piuttosto che di piattaforma, piuttosto che di fossa oceanica profonda. Mettendo insieme queste due informazioni, i geologi sono in grado di dire una determinata roccia che oggi troviamo sul terreno a che periodo geologico fa riferimento e dove si trovava quella determinata roccia nel momento in cui si è formata. Un altro tratto caratteristico che emerge dalla geologia di campagna è che attualmente la topografia degli Appennini risulta essere profondamente dominata dagli eventi compressivi, dalla fase compressiva. Come facciamo a dire questo? Se ricordiamo l'immagine precedente, quando abbiamo descritto i diversi tipi di terremoti, e prendiamo una sezione, quindi un'immagine 2D, un transetto, un taglio che facciamo perpendicolare agli Appennini, possiamo vedere come lo strato 4 in verdino che vediamo in questa immagine, quindi di piattaforma carbonatica, sia topograficamente più in alto nel lato sinistro, che in questo caso è il sud-ovest, rispetto al lato destro, che è il nord-est. Quindi questo significa che probabilmente il sistema risultava essere dominato da una serie di faglie e dalla necessità di raccorciare, quindi di procedere con terremoti compressivi. Come fanno i geologi fattivamente a fare questo? Beh, i geologi si sono battuti palmo a palmo l'intero Appennino, hanno riconosciuto le specie caratteristiche di ogni strato, hanno riconosciuto gli strati, l'hanno battuto letteralmente palmo a palmo, facendo questa operazione che qui vediamo il Monte Corvo, e trasformando la loro analisi di campagna in mappe 2D come quelle viste in precedenza. Da questo emerge che il territorio abruzzese, le forme, la morfologia che oggi osserviamo risulta essere dominata dalla grande fase compressiva che ha riguardato gli Appennini nelle ultime decine di milioni di anni. Ma c'è una caratteristica, abbiamo detto che però se vediamo i dati GPS, il terremoto caratteristico degli Appennini è un terremoto di tipo estensionale, quindi c'è qualcosa che non va. E i geologi da decine di anni si sono resi conto che nella stessa morfologia
degli Appennini, dominata dalla compressione, ci sono delle ferite particolari, queste faglie più recenti, queste ferite che spesso sono localizzate ai bordi dei grandi bacini intramontani dell'Appennino centrale. Qui vediamo questa ferita che è la faglia di Campo Fenice, ma una situazione del genere si può vedere anche lungo la faglia di Pizzarto o nel grande sistema delle faglie del Fucino. Qui vediamo quella di San Sebastiano, piuttosto che quella del Parasano o quella dei Tremonti. Addirittura è possibile ritrovare delle forme che rimandano a una tettonica estensionale anche in bacini, quali per esempio quello del Fucino. Quindi appare evidente ai geologi, è chiarissimo, che ad una prima fase compressiva molto pronunciata, lunga milioni di anni, c'è un'ultima fase, c'è la sovrimposizione, di una fase estensionale recente. Come fanno i geologi per determinare quest'ultima fase recente e anche determinare a quanto ammonta questa estensione, i tassi di estensione, se questi tassi siano confrontabili con quelli che vengono fuori dalla geodesia? Sono essenzialmente tre le linee di ricerca portate, le tecniche utilizzate nell'Appennino centrale. Abbiamo gli studi tramite le paleotrincee, quindi i geologi dopo un'accurata selezione e studio delle forme di superficie si rendono conto che c'è una probabile faglia attiva in un determinato punto e procedono a scavare una trincea molto spesso perpendicolarmente all'andamento della faglia e studiando i muri di questa trincea costruita sono in grado di ritrovare i terremoti avvenuti nel passato e che hanno caratterizzato l'attività quella faglia specifica. Un altro tipo di studio risulta essere quello basato essenzialmente sulla chimica, sullo studio della concentrazione dei nuclidi cosmogenici. In questo caso, vediamo qui in basso, abbiamo l'effetto superficiale del grande terremoto di fine ottobre del 2016. Prima di questo terremoto non esisteva questo nastrone bianco che vedete qui. Questo è l'effetto in pochi secondi dovuti dal terremoto. Ovviamente questo significa che istantaneamente ci sarà una porzione di roccia prima non esposta alla luce solare e questo comporterà tutta una serie di trasformazioni chimiche e isotopiche, studiate già in precedenza, che ci permetterà di determinare nel tempo il momento in cui ogni ciascuna parte di questo piano di faglia risulta essere esposto, quindi implicitamente il numero e il tempo dei terremoti avvenuti in passato per questa singola faglia. L'ultima tecnica, diciamo un po' più rudimentale, si basa sul fatto che, assumendo che nell'ultimo periodo glaciale la topografia sia stata in un certo qual modo addolcita, se non proprio spianata, dai processi connessi con l'epoca glaciale, tutti i gradini, ovviamente riconosciuti dai geologi con un'accuratissima selezione, perché poi non tutti i gradini osservati possono essere ricondotti a questo, tutti i gradini che oggi osserviamo dovrebbero essere l'effetto cumulato di diversi terremoti. Ovviamente, ripeto, è centrale la conoscenza delle forme e la distinzione fra forme la cui convergenza proprio visiva potrebbe portare a pensare che si parla di faglie, ma faglie non sono. Da qui l'importanza fondamentale degli studi di campagna dei geologi. Queste tre tecniche ovviamente permettono di datare. Nel caso delle trincee, ho dimenticato di dire che ovviamente i ricercatori sono in grado di individuare dei corpi che possono essere datati e quindi riconoscono non solo la quantità di scivolamento lungo il piano di faglia, ma anche il momento in cui tale scivolamento risulta essere avvenuto, al netto delle incertezze di laboratorio che caratterizzano comunque tutte le discipline delle scienze della Terra. Bene, il risultato di questi studi, che si basano appunto sull'analisi di queste ferite recenti
dell'Appennino centrale ci dicono che tutta questa estensione è sicuramente in atto negli ultimi 15.000 anni. Altri tipi di analisi ci fanno andare indietro di circa 600, 700.000, 1 milione di anni, ma sicuramente nell'ultimo periodo, quindi negli ultimi 20, 30.000 anni, il fenomeno dominante in Appennino centrale risulta essere quello dell'estensione. Quindi la cinematica che è probabile attendersi dai forti terremoti in Appennino centrale saranno dovuti a questa estensione in atto che si può ritrovare sia in analisi di tipo sismologico, sia in analisi di tipo geologico in senso stretto. Diciamo, degli studi statistici un pochetto più complessi ci permettono di dire che il tasso di estensione, il comportamento caratteristico di queste faglie dell'Appennino centrale è uno scivolamento di circa mezzo millimetro, più o meno mezzo millimetro all'anno, che è immediato su più anni, su più secoli, dà l'energia sufficiente per generare un forte terremoto su ciascuna delle faglie individuate in campagna. L'ultimo termine che ci manca di questa storia risulta essere quello geodetico. Abbiamo detto che questa estensione dovrebbe interessare l'ultimo milione di anni, che è probabilmente ancora troppo per il nostro intervallo temporale. Abbiamo detto che i geologi con analisi più sofisticate riescono a dirci che questa estensione risulta essere anche un tratto dominante degli ultimi 15-20 mila anni. Quello che ci manca è la geodesia, vale a dire, ok, se entriamo nello specifico del nostro intervallo temporale, della nostra vita, dei nostri decenni, cosa sta succedendo in Appennino centrale? Qui ovviamente abbiamo visto alla scala regionale, con dati che all'epoca, questo è un lavoro del 2013, erano anche abbastanza scarsi. Quello che si prova a fare attualmente è studiare maggiormente il territorio dell'Appennino centrale, quindi mettere più punti di misura. Qui vediamo delle stazioni GPS temporanee messe nei prati del Sivente, lungo le Quartora. Quindi ciò che si fa è provare ad integrare, provare a raccogliere quanti più dati possibili che ci possano dire qual è la deformazione intersismica in atto. Quindi quali sono le forze che in un ciclo sismico definito come il tempo che separa un forte intervallo da quello successivo, come si comporta la crosta, come si deforma. Questo è quello che osserviamo in Appennino centrale. Quindi con il lato tirrenico romano, caratterizzato da spostamenti superficiali dell'ordine sempre di qualche millimetro, anche meno, diretto verso nord-ovest, e il lato adriatico, ovviamente il nostro sistema di riferimento resta la grande placca eurasiatica, mentre il lato adriatico va verso nord-est. Questo moto congiunto di queste due parti della crosta italiana nel suo settore centrale porta appunto all'apertura, al collasso della catena, alla formazione dei grandi bacini, ai terremoti di tipo estensionale. Un esercizio abbastanza complesso, non scevro da errori, potrebbe essere quello di determinare qual è il tasso di attività attuale di accumulo intersismico per ciascuna delle faglie utilizzando queste velocità GPS che stiamo mettendo, che stiamo raccogliendo in Appennino centrale. Essenzialmente l'idea che ci guida risulta essere questa illustrata in questo cartone fatto per la zona di subduzione, quindi dobbiamo immaginare che quello che vale per l'Appennino centrale è esattamente l'opposto, quindi che le placche non siano in avvicinamento ma in allontanamento. Questo cartone è stato fatto per simulare sia il ciclo intersismico che il terremoto che lo tsunami. Facendolo nuovamente scorrere, vedremo come effettivamente quello che ci si attende
ambiente, nel ciclo intersismico, quindi nel tempo che separa due forti terremoti, è un determinato andamento costante, un determinato spostamento costante, quindi velocità costante nel tempo, per ciascuno dei punti soggetti a misurazione geodetica. Ed in effetti, qualora noi volessimo fare un confronto con quanto osservato in Appennino centrale, possiamo vedere che effettivamente c'è questo trend pseudolineare che viene interrotto bruscamente in presenza di un terremoto, che è quello che possiamo vedere specialmente per la stazione GPS dell'Aquila, col grande salto dovuto al terremoto del 2009. Quindi, diciamo, quello che risulta essere importante fare, ovviamente, così come per il grafico che abbiamo visto in precedenza, ci sono anche esperienze che permettono oggi di modellare lo scenario sismico. Quindi qui andiamo ad eseguire, facciamo vedere quello che è un esperimento portato avanti dai colleghi del GSSI, che riguarda la propagazione delle onde sismiche, che quindi riguarda appunto il momento in cui il terremoto smette, diciamo, la tettonica placche lascia lo spazio al terremoto, che riequilibra le forze in atto e fa in modo che l'energia intersismica accumulata nei volumi adiacenti alla faglia venga rilasciata come scivolamento lungo il piano di faglia. In una situazione del genere, diciamo, le competenze che oggi abbiamo ci permettono anche di individuare qual è stata la sollecitazione, qual è stato lo spostamento registrato per ciascuno degli edifici dell'Aquila in termini appunto di spostamento, di velocità e di accelerazione. Questo per dire come il cartone che abbiamo visto in precedenza, attualmente sull'Appennino centrale sia possibile da riprodurlo sia tramite lo studio delle sedie temporali della fase intersismica, sia modellando i terremoti. Ed ecco qual è, adesso la parte finale di questa mia presentazione, ecco qual è l'obiettivo che attualmente abbiamo nelle scienze della Terra. Innanzitutto caratterizzare sempre meglio e definire sempre meglio le incertezze e gli errori che caratterizzano le nostre stime. Quindi la geodesia ci permette di comprendere oggi quale sia il tasso di accumulo lungo le principali faglie attive. Ovviamente il dato GPS è contaminato da mille segnali, di cui quello tettonico è quello che a noi interessa di più. Quindi sono notevoli gli studi che provano anche a discriminare quelli che sono i fenomeni stagionali o annuali che potrebbero perturbare la singola serie temporale di un determinato punto GPS. Il punto d'arrivo, ovviamente, è quello di determinare il tasso di accumulo delle faglie attive. C'è in atto, diciamo, il tentativo di aumentare sempre di più le stazioni di misura per conoscere sempre meglio come la nostra Terra, nel suo settore più superficiale, quindi la superficie, lì dove noi viviamo, risulti essere come vada in deformazione. Questo piccolo esperimento che abbiamo fatto oggi ci permette di confrontare i tassi di accumulo per queste faglie e il probabile terremoto che dovremo, in termini cinematici, che dovremo registrare il giorno in cui questo terremoto ci sarà. Un aspetto per me non trascurabile è quello di far vedere come le stime geodetiche, affette ovviamente ancora da un'incertezza non trascurabile, siano abbastanza confrontabili con quelle che vengono fuori dalle stime di campagna, quindi dalle paleotrincee, piuttosto che dall'analisi della concentrazione dei nuclidi cosmogenici, e che lascia immaginare che il processo deformativo estensionale dell'Appennino centrale sia abbastanza costante. Quando parliamo di costante, ci dobbiamo sempre mettere nelle scarpe di un geologo, quindi immaginare che sia costante sull'ordine di grandezza della decina di migliaia di anni, centinaia di migliaia di anni, non meno, perché nel breve termine, lungo diciamo nell'intervallo temporale di una vita umana, il processo che governa i dati geodetici sono ovviamente quelli connessi con la fase intersismica. Le ultime due slide. In che direzione stiamo andando avanti? Ovviamente la superficie, come abbiamo visto, nasconde tantissimi strati. La crosta è il nostro target, è il nostro obiettivo, determinare
La variabilità delle forze in gioco, della loro reciproca interazione è un punto centrale, ma non può non passare tramite una conoscenza sempre più approfondita e consapevole di quelli che sono gli strati che caratterizzano la crosta e anche le modalità in cui tali strati si deformano, quella che è la reologia, come viene chiamata in gergo, di ciascuno di questi strati. Quindi una conoscenza 3D della crosta sempre maggiore. Ovviamente, parlando di Appennino centrale, di questo splendido paesaggio che ci circonda, noi ovviamente parliamo soprattutto di parti di terra emerse, ma ci sono studi che portano avanti anche l'individuazione delle faglie attive a mare, specialmente dal lato Adriatico. Tutto questo per arrivare in una condizione finale che è quella di modellare tramite calcoli complessi, avendo a disposizione delle macchine molto molto potenti, quale l'esperimento dei colleghi che abbiamo visto in precedenza, o un'altra parte che viene sempre più sviluppata in questi anni è quella di laboratorio. Andiamo in campagna, siamo in grado di riconoscere delle faglie, siamo in grado di riconoscere le rocce di faglia. Prendiamo queste rocce, le portiamo in laboratorio. Queste rocce sono caratterizzate da diversi minerali a seconda della profondità del contesto tettonico in cui esse sono inserite. Li portiamo in laboratorio e siamo in grado oggi di sottoporre a stress tettonici, quindi quelli che risultano da tutte le analisi sismologiche, geodetiche, geologiche viste in precedenza, per vedere effettivamente una roccia come si deforma, quindi qual è il comportamento sismico di ciascuna di queste rocce. Quindi per una maggiore conoscenza del terremoto in senso stretto, che arriva però a valle di una serie di processi che vedono coinvolte diverse discipline. Con questo terminato e vi ringrazio per avermi ascoltato. Francesco, io ho finito.